Buongiorno, un saluto a tutti gli appassionati di scienza che quest'anno resteranno senza la nostra tradizionale rassegna rinviata per motivi che tutti conosciamo. Abbiamo chiesto a Beppe Remuzzi di aiutarci a fare un po' di chiarezza, perché io che vivo a stretto contatto con i cittadini vedo quanta così, disorientamento c'è perché l'informazione sembra essere tanta, ma spesso ha un effetto frastornante. Per cui noi vogliamo tornare a fare un po' di chiarezza, se ci puoi aiutare. Io proprio partirei dall'inizio. Che cos'è questa malattia e da dove viene? Allora, io vi faccio la mia storia della malattia, mi potete interrompere quando volete. Allora, questo vi dà solo un'idea grafica della complessità e di quante sono le cose di cui bisogna tener conto e le competenze che bisogna avere per riuscire a capire qualcosa di questo virus che in certe circostanze uccide le persone. È una cosa che io trovo molto simpatica perché fa vedere quante variabili ci possono avere, quelle che dipendono dall'individuo che mette la mascherina, quelle che dipendono dal virus, dall'osservazione clinica, dai polmoni, dal laboratorio, dai geni. E poi c'è un'altra cosa, l'incertezza. Voi avete sentito da Elena quanto è importante la scienza, quanto è importante avere i dati. Ormai siete molto vaccinati, per usare un termine di moda, a queste esigenze. Però qua siamo di fronte al fatto che quando è emersa questa epidemia, la prima cosa che c'era era l'incertezza. E un lavoro sul British Medical Journal di questi giorni dice: se qualcuno vi dice che c'è qualcosa di certo in questo virus, non credeteci, perché probabilmente non è vero. Voi avrete anche sentito dire che gli scienziati sono divisi. Ogni giorno si legge che gli scienziati sono divisi, questo ha sbagliato quello, questo ha sbagliato previsione, quell'altro ha detto così. Io trovo che questo sia molto triste. In realtà non è che gli scienziati sono divisi. Ciascuno scienziato sa un pezzettino, ciascuno guarda il suo pezzettino. E le cose sono così complesse che quasi tutti hanno ragione pur dicendo delle cose apparentemente diverse. E poi vi farò questi esempi, alcuni esempi, e uno degli esempi più clamorosi è quello di stamattina, di un lavoro che è uscito su un bellissimo lavoro su Nature Communication, e poi ve ne parlerò al momento opportuno. Pensate che noi non sappiamo quasi niente da dove arriva questo virus, per esempio. Perché gli uomini sono più suscettibili delle donne, perché le comunità etniche nere e minoritarie sono particolarmente a rischio. Negli Stati Uniti muoiono soprattutto afroamericani e persone povere. Perché le persone che vivono nelle case di cura sono così vulnerabili? Quant'è la distanza che dovremmo mantenere tra le persone in strada, sui rapporti, sui trasporti pubblici, al supermercato? Non lo sappiamo. Indossare una mascherina può prevenire l'infezione o può essere semplicemente un gesto altruistico, cioè è sicuro che la mascherina protegge gli altri dall'essere infettati da noi. Adesso però ci sono persino delle evidenze che protegge anche noi e questo cambia tutto. Le scuole dovrebbero essere chiuse o potrebbero rimanere aperte? Se voi andate a guardare la letteratura scientifica, trovate chi sostiene una cosa e chi sostiene un'altra. Io personalmente sono convinto che dovrebbero rimanere aperte, tenuto conto di tanti fattori di cui poi potremo discutere se volete, ma altri la pensano in un altro modo e hanno degli argomenti a favore di questo. I confini vanno chiusi? Quanto dura l'immunità? Quella che acquisisce uno che è stato vaccinato o quella che acquisisce uno che ha avuto la malattia? Qualcuno dice che se hai fatto il virus per la tubercolosi sei protetto. È vero o non è vero? Una pandemia può essere gestita semplicemente con igiene personale, distanziamento, test, tracciamento dei contatti o isolamento? O bisogna fare il lockdown? Il lockdown è davvero necessario? In realtà non lo sappiamo, ci sono delle cose a favore e contro.
come mai c'è questa polmonite, è diversa dalle altre di stress respiratori acuti? Perché l'insufficienza renale è così importante? Perché c'è la coagulazione associata a questa malattia? Quanto dipende dalla trombosi dei piccoli vasi e dall'attivazione del complemento? Ci sono dei modelli animali? Non sappiamo quasi niente. Sappiamo che la cosa è nata nella provincia di Hubei, in particolare nella città di Wuhan, forse in questi mercati umidi dove gli animali vivi sono uno sopra l'altro, vengono macellati al momento perché le persone vogliono consumare la carne dell'animale che è stato macellato in quel momento lì. Fino a qualche giorno fa eravamo convinti che fosse nato tutto lì. Quando poi hanno guardato alle carcasse di questi animali, il virus non l'hanno trovato, per esempio, mentre si trova nei liquami reflui da questi banchetti che vedete. Sono tutti convinti che il virus viveva nei pipistrelli e vive ancora nei pipistrelli e vive nei pipistrelli da milioni di anni, che stanno in certe caverne e sono protetti. Se però noi avviciniamo le attività dell'uomo, se in un certo senso, passatemi il termine, urbanizziamo le caverne, cioè andiamo sempre più vicini ai pipistrelli, togliamo le barriere che sono le foreste, che sono gli alberi, che sono le cose che si frappongono tra noi e i pipistrelli. Se usiamo il guano dei pipistrelli per fertilizzare il terreno, ne facciamo un concime che è preziosissimo, lo mandiamo in tutto il mondo perché apparentemente non c'è niente di più fertilizzante del guano dei pipistrelli, allora le cose cambiano. Questo è il primo coronavirus che dai pipistrelli arriva all'uomo. No, c'è stato quello della SARS e c'è stato quello della sindrome respiratoria del Medio Oriente. Però il virus non va dal pipistrello all'uomo, il virus va dal pipistrello a un animale intermedio. Nel caso, per esempio, della sindrome del coronavirus dei Medio Oriente, l'ospite intermedio era il cammello. Per questo SARS-CoV-2, questo è il nome del virus che causa la malattia Covid-19, gli ospiti intermedi non li sappiamo di sicuro, sono il pangolino, forse gli zibetti, qualcuno pensa addirittura ai cani. Sta facendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità una indagine molto profonda per vedere da dove viene questa questione di Wuhan e da dove è venuto veramente il virus. Non hanno ancora concluso, sanno le cose che vi ho detto, ma gliene mancano ancora molto. Sappiamo, per esempio, da questa indagine dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che i mercati di animali vivi di Wuhan sono stati la sede di alcuni casi iniziali, ma sappiamo anche che certi casi venivano da Wuhan ma non dai mercati. Le linee di trasmissione dei primi giorni non le sappiamo ancora. C'è certamente una connessione con la vita degli animali selvatici, ma è un puzzle e non sappiamo come si congiungono i pezzi di questo puzzle. Durante l'epidemia di SARS, quella del 2003, le autorità cinesi hanno cercato di nascondere tutto. Qui le autorità cinesi hanno cercato di farlo anche qua, però la situazione è molto diversa di quella del 2003. In altre parole, le autorità cinesi, parliamo di autorità, sono stati un po' scottati da quello che è successo nel 2003 quando hanno comunicato al mondo in grande ritardo. E loro adesso hanno prestato più attenzione. Nonostante ciò, la persona che il 30 dicembre ha avvertito per Facebook o attraverso altri social a colleghi e amici che c'era un nuovo virus SARS è stato diffidato dal farlo ed è stato anche messo in carcere. Il punto è che ai funzionari locali del Partito Comunista in Cina piace mantenere un basso profilo con Pechino e questo serve a preservare l'ordine e la stabilità. Però la foto di questo Li Wenliang, che è un oftalmologo, che poi è stato messo in carcere e poi è anche morto, dopo essere stato infettato con SARS-CoV-2,
una figura simbolo che secondo me vi deve far distinguere il comportamento delle autorità dal comportamento degli scienziati. Nonostante tutto, la Cina ha imparato la lezione del 2003 e quindi a dicembre del 2019 hanno fatto lo sforzo di capire da dove veniva questa epidemia e alla fine del mese hanno capito che era qualcosa di molto serio e hanno riportato all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Tutto parte da Wuhan, che è un aeroporto internazionale e domestico anche importantissimo. Da Wuhan partono voli per Bangkok, Hong Kong, Seoul, Singapore, Tokyo, Taipei, Kuala Lumpur, Sydney, Melbourne, Londra, vedete dappertutto. E vedete anche in Italia arrivano questi voli. Pensate che a Bergamo, se non mi sbaglio, arrivano 2 voli al giorno da Wuhan. E non è un caso che il primo infezione è stata riportata in Thailandia e ci sono molti voli tra Wuhan e la Thailandia. Quello che sappiamo, ma non siamo sicuri, è che il virus è arrivato dalla Cina in Germania e poi dalla Germania in Italia, attraverso una persona che aveva delle attività industriali in Germania e poi anche in Italia. Quando io ho scritto, guardate che qui a dicembre c'erano già delle polmoniti bilaterali, la Cina ha riportato le mie parole in tanti giornali, South China Morning Post, Mail Online, eccetera, e dicevano: un professore italiano dice che la malattia, una polmonite molto diversa dalle solite, c'era già a dicembre e quindi vuol dire che il virus è nato in Lombardia. In realtà non era vero, era una propaganda che il Partito Comunista ha cercato di fare anche recentemente, l'ha fatto anche con gli americani. Ma mentre loro dicevano questo, il Guardian ha fatto vedere come un giornale che si chiama South China Morning Post avevano identificato 266 persone con il virus già il 17 novembre. Quindi io sostenevo di aver visto delle polmoniti bilaterali in Italia senza aver identificato il virus, senza sapere che venissero da questo virus a dicembre. Loro però avevano 266 persone che sapevano essere infettate con questo virus il 17 novembre. Quindi la cosa è verosimile. E adesso è molto chiaro che è arrivato prima il virus in Europa, a dicembre in Francia, poi altri dati suggeriscono addirittura ad agosto, siccome certamente a dicembre. E, però voglio farvi notare che i cinesi si sono accorti a dicembre di questo virus, hanno riportato, hanno informato alla fine di dicembre l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi molto, molto meglio di quanto non avessero fatto nel 2003. E poi gli scienziati hanno fatto una cosa straordinaria. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha mandato un team il 1 gennaio a Wuhan per vedere cosa stava succedendo. Nel frattempo gli scienziati hanno identificato il primo virus, nel giro di 7 giorni, meno di 7 giorni, hanno pubblicato il codice genetico, poi è stato pubblicato il primo caso in Thailandia, il 21 gennaio hanno detto che questo virus poteva trasmettersi da uomo a uomo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sollevato un problema di global health emergency, che vuol dire facciamo presente a tutto il mondo che c'è un problema di sanità globale dappertutto. Questo è una grande responsabilità dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di dichiarare un'emergenza mondiale, cioè pandemica, e l'hanno fatto tutto sommato nel giro di un mese da quando gli è stato segnalato il primo caso. Quindi moltissimi che criticano l'Organizzazione Mondiale della Sanità penso che non abbiano veramente ragione di farlo, mentre è chiaro che il comportamento dei politici cinesi è stato un pochino rilassato rispetto a quanto hanno fatto gli scienziati.
Ma la cosa più straordinaria, che non è mai successa in nessuna occasione precedente, è quanti scienziati si sono messi a lavorare insieme per la diagnosi, per capire la malattia, per le strategie terapeutiche, per farmaci, per vaccini. Guardate in tutto il mondo quante persone hanno si sono messe insieme, hanno lavorato su questo in quanti settori, perché i pallini qui non rappresentano le persone, ma rappresentano i settori, e per ciascuno di questo settore, dalla diagnosi ai vaccini all'impatto sulle altre malattie, ci sono migliaia e migliaia di medici, ricercatori, scienziati che si stanno occupando. Non è mai successo niente del genere prima. La comunità scientifica è entrata immediatamente in azione, ha raccolto prove in aiuto ai politici. Purtroppo non è successo molto per diverse settimane, e non è stato questo solo un fallimento della politica, ma anche dei consulenti medici e scientifici che consigliano i governi. E vi spiego perché. Nel 24 di gennaio il Lancet pubblica un articolo online, che poi è stato pubblicato nel cartaceo, che dice come si presentano clinicamente questi pazienti che sono infettati a Wuhan con il nuovo coronavirus. E c'è scritto tutto, c'è la malattia respiratoria, c'è quanto è severa, c'è che molti finiscono in terapia intensiva, hanno bisogno di ventilazione meccanica, c'è un'alta mortalità. Questo lavoro di Lancet spiega tutte le caratteristiche dei pazienti, i sintomi dopo l'inizio della malattia, tutte le possibili date di laboratorio, com'è l'esame radiologico, com'è la TAC. È impressionante quello che è riportato in questo lavoro pubblicato, pensate, il 24 gennaio. Loro hanno fatto tutto quello che ci si può aspettare che facciano i sistemi con cui siamo più familiari, i sistemi dell'Europa, degli Stati Uniti, del Giappone, i sistemi che noi chiamiamo in generale più avanzati nella medicina. Ma nonostante ciò, i dottori occidentali non l'hanno letto bene quel lavoro, o non ci hanno creduto. È un'opinione come quante ne abbiamo avuto sulla Cina in questo periodo. La gente si chiedeva, ma chissà se dobbiamo credere a quello che dicono. Saranno davvero in grado i cinesi di gestire questi pazienti? C'era un po' di scetticismo rispetto alla comunità scientifica, rispetto a questo lavoro che è uscito il 24 gennaio. E intanto passavano le settimane e noi abbiamo perso 4 settimane sicure. Non ci siamo chiesti se avevamo i dispositivi di protezione individuali, che quel lavoro dimostrava fossero così importanti. Non ci siamo chiesti come potevamo gestire il distanziamento, che cosa fare nelle scuole, come si poteva fermare la trasmissione del virus nelle comunità. L'avremmo dovuto fare in 48-72 ore dopo quella pubblicazione, purtroppo non è successo. Ma non è successo solo in Italia e nel nord Europa, è successo dappertutto, è successo in America. Insomma, quello che veniva dalle notizie, anche riportate da giornali scientifici importanti come il Lancet, che venivano dalla Cina, non erano presi in considerazione seriamente dai medici nostri. E così abbiamo perso, come vedete, era il 24 gennaio, un mese preciso, i primi casi a Lodi e a Bergamo, al 6 marzo già c'erano tantissimi casi in Lombardia, al 18 marzo vedete i cerchi, rappresentano le migliaia di persone che si ammalano. E questo sapete, prima a Lodi, poi a Zano Lombardo, poi a Nembro, vicino a Bergamo. E l'ospedale di Bergamo deve trasformarsi sostanzialmente in un ospedale Covid. Abbiamo raccontato questa storia in un giornale che si chiama New England Journal of Medicine. Abbiamo detto che 300 letti dei 900 del nostro ospedale erano già occupati da pazienti Covid, che il 70% di tutti i letti di terapia intensiva erano per pazienti Covid, e continuavano a aumentare questi letti, e l'ospedale si è organizzato nel giro di pochissimo, è stato fatto un lavoro meraviglioso. Poi c'è la discussione della Lombardia e del Veneto, un'altra discussione tra scienziati
che forse non ha ragione di esistere, perché il Veneto ha fatto bene, ma sono stati anche fortunati. Un calcolo che si chiama replicazione diagnostica, RDT, che è la misura della proporzione di casi notificati dopo un certo numero di giorni dai precedenti, e che è un indice che assomiglia a questo indice RT con cui siamo tutti più familiari. Sì. Fatto da questo bravissimo epidemiologo Cesare Cislaghi, dimostra come all'inizio ci fossero molti più contagi nell'area lombarda, ma dopo una primissima fase la Lombardia è riuscita a ottenere un calo più rapido dell'epidemia rispetto al Veneto. Dopo circa un mese il suo valore di replicazione era 2,3, il Veneto era 3, nonostante quello lombardo fosse un focolaio molto più ampio. Noi abbiamo fatto questo studio, che è pubblicato in un giornale del gruppo dell'Lancet, su 431 volontari. Lo studio è stato fatto a maggio. Il 38,5% dei volontari era positivo al test serologico, cioè aveva sviluppato gli anticorpi. Più di New York, più di Londra, più di Madrid. E se voi riportate questo alla popolazione della provincia di Bergamo, si può pensare che nella nostra provincia hanno incontrato il virus 420.000 persone contro le 16.000 segnalate il 27 settembre del 2020. Questo indicherebbe che il 96% delle infezioni non era stato rilevato dal Sistema Sanitario Nazionale. Se voi andate poi a guardare alle aree dove il virus ha circolato di più, per esempio a Nembro, lì trovate il 58% di persone positive contro il 38% a Bergamo. E guardate cosa succede adesso. Se noi ci riportiamo indietro a febbraio-aprile, noi gli studi li abbiamo fatti a maggio e li abbiamo pubblicati qualche mese dopo per i tempi di pubblicazione. Vedete che le aree di Bergamo sono tutte rosse e viola, e anche Lodi e Cremona, quindi tantissima circolazione del virus. Se andate a settembre-ottobre, vedete che quello che prima era giallo, Varese, Milano, Como, Monza, Brianza, adesso diventa rosso. E quello che prima era rosso diventa giallo, il virus non circola più dove ha circolato tantissimo prima. E se arriviamo a novembre è ancora più impressionante, ancora più rosso e viola a Milano, Monza, Brianza, Varese, e sempre più giallo a Bergamo, Mantova, Brescia, le aree dove prima il virus aveva circolato di più. E se guardate alle aree in cui c'era veramente quella circolazione spaventosa, Nembro, Alzano, Zogno, guardate 21 marzo rispetto a adesso, dove c'era più scuro, qui c'è più chiaro, addirittura chiarissimo, Alzano non c'è quasi più niente, Nembro non c'è quasi più niente. Vuol dire che pazienti che sono stati esposti a questa tremenda aggressione del virus quel tempo là, quelli che sono sopravvissuti, perché ci sono stati 6.000 morti, hanno sviluppato gli anticorpi e adesso sono in qualche modo protetti, o comunque il virus, o per gli anticorpi o per cellule del nostro organismo che hanno imparato a riconoscere il virus quando l'hanno visto la prima volta, sono relativamente più protetti. Qui c'è una domanda che è interessante. Io faccio il nefrologo da sempre, e lo sapete. Sì. E qualche collega bravissimo, durante quelle trasmissioni televisive che ormai molti non guardano più perché ci sono virologi o non virologi, medici sempre in televisione, si è chiesto: ma perché i nefrologi si occupano di coronavirus? E allora ve lo spiego. Prima cosa, perché questo virus, che ha queste punte che si chiamano spike e che servono per legarsi al recettore, purtroppo qua non si può segnare, ma comunque il virus è questo grande cerchio rosso e giallo. Le punte, che sono gli spike, che si legano alla superficie dei vasi, delle arterie, delle vene all'interno, si chiama endotelio,
lo fanno attraverso questo giallo e questo rosso, che sono i due recettori. Uno di questi due recettori si chiama ACE2 ed è quello che i nefrologi, in particolare il nostro gruppo, studiano da tantissimi anni, perché ha a che fare con la regolazione della pressione, con la funzione del rene. Ecco, vedete qua gli spike, questi spuntoni. Il virus è rotondo, lo vedete qua, SARS-CoV-2, dentro c'è il suo RNA. I gialli sono gli spuntoni che si attaccano a un enzima di conversione dell'angiotensina, e questo spuntone deve essere attivato per attaccarsi. Se non è attivato, non si attacca al suo recettore. Chi lo attiva è un altro enzima che ha un nome impronunciabile, TMPRSS2. E pensate che questo enzima è inibito dalla bromexina, che è sostanzialmente la sostanza contenuta nel Bisolvon, che è un sciroppo per la tosse. La tosse, sì. E che è stato studiato poco, nonostante ci sia un lavoro molto interessante che adesso vi faccio vedere. Questo è lo sciroppo della tosse, che inibisce questo enzima che attiva gli spike, che qua sono rossi, e gli consente di legarsi all'ACE2. L'ACE2 è l'enzima studiato dai nefrologi negli ultimi 20 anni, quindi questa è una ragione del perché i nefrologi si occupano di coronavirus. E guardate, questo è un piccolo studio, 78 pazienti, divisi in 39 che hanno avuto bromexina e 39 che non hanno avuto la bromexina, che hanno avuto le solite terapie. Di quelli con la bromexina, due sono andati in terapia intensiva, uno è stato intubato, nessuno è morto. Di quelli con la terapia standard, 11 sono andati in rianimazione, 9 hanno avuto la ventilazione meccanica e 5 sono morti. È una differenza impressionante e è un piccolo studio, quindi la critica a questo studio è che non sono 70.000 pazienti o 7.000 pazienti, sono 78. Però a me le differenze mi colpiscono, soprattutto perché c'è un razionale. Questa sostanza bromexina si lega proprio al recettore che è indispensabile per attivare la spike protein e farla legare al recettore, sì. E quindi legandosi lo rende inattivo. Mi stava dicendo qualcosa? No, stavo guardando anch'io, sono impressionato da questi numeri e poi mi chiedo come orientarsi un po' a leggere questi studi, perché noi con i numeri siamo più che informati, siamo disinformati, mi sembra, in questo periodo. A cos'è che dobbiamo stare attenti noi? Beh, dobbiamo vedere se ci sono degli studi che supportano quello che diciamo, ma soprattutto dobbiamo stare attenti ai numeri degli studi. Se voi ritornate a quella diapositiva di prima, voi vedete che i 78 pazienti sono divisi, cioè randomizzati a 39-39, e vedete delle differenze molto chiare tra chi ha usato la bromexina e chi non l'ha usata. Il limite di questo studio, che è significativo però, per esempio rispetto alla necessità di intubazione meccanica e alla morte, 5 da una parte e 0 dall'altra, è una differenza statisticamente significativa. Vuol dire che questo ragionamento si può applicare a molti più pazienti, probabilmente. Quindi dovete vedere se le differenze dei numeri che vi fanno vedere hanno un significato statistico e quindi possono essere generalizzate. Questo è un piccolo studio, però se voi andate a vedere nella letteratura, ci sono uno studio, perché adesso ci sono degli elenchi di studi. Quando uno fa uno studio deve dichiarare che lo fai. Questa è una cosa molto bella della scienza, cioè tu dichiari quello che fai e gli altri possono andare a vedere. Di fronte a quella questione della bromexina, io mi sono chiesto: ma è impossibile che nessuno studi questa cosa così importante? Ecco, vedete qua degli studi fatti in varie parti del mondo, dove viene studiato questo problema con molti più pazienti. Sono tutte parti del mondo un po' particolari, perché uno studio si fa in Russia, uno in Messico, uno in Cina, uno in Slovenia, però vedremo i risultati di questo studio. Non capisco perché in Europa e negli Stati Uniti uno studio così non sia ancora stato
messo in programma, però è uno dei misteri anche quello di questo virus. Il Covid si presenta nell'80% dei casi come una malattia molto lieve, quindi che si finisce tutto con le alte vie respiratorie, ci sono pochi sintomi, come se fosse un raffreddore, c'è un po' di febbre, c'è un po' di tosse e di solito si risolve in 10 giorni. Nel rimanente 20% dei pazienti il virus va a finire nei polmoni, attacca gli alveoli che sono pieni di recettori. Gli alveoli sono quelle piccole formazioni che assomigliano un pochino degli acini d'uva che ci consentono lo scambio di ossigeno tra il mondo esterno e il sangue. Quando arriva lì, il virus di solito causa una malattia severa, una polmonite bilaterale atipica e una difficoltà a respirare almeno nel 10% dei pazienti. E adesso vi faccio vedere un'altra ragione per cui i nefrologi si occupano di questo problema. Non finisce tutto nei polmoni. Molti di questi pazienti hanno insufficienza renale acuta e chi ha insufficienza renale acuta ha 5 volte più probabilità di morire di chi non ha insufficienza renale. E quindi è molto importante che i nefrologi si occupino di proteggere questi malati dallo sviluppare insufficienza renale acuta. E questo lavoro bellissimo, che è un lavoro pubblicato su Science qualche mese fa, dice se questi folks, è un modo di dire, se questi ragazzi, non è che ragazzi per dire giovani, ma insomma è un modo di dire, noi diciamo ragazzi a tutti e loro dicono folks, non muoiono di insufficienza dei polmoni, muoiono di un fallimento dei reni. E noi l'abbiamo trovato, il virus nel rene, credo siamo stati i primi, e qua lo vedete, questo cerchiolino qua con tante puntine, che poi abbiamo misurato, è esattamente delle dimensioni del virus, tra i 60 e i 300 nanometri. Quello che succede dopo è che l'infezione può essere sintomatica, certe volte c'è un eccesso di infiammazione e poi la cosa si può risolvere o meno. Dicono che ci sia una tempesta citochimica, cioè il sistema immune reagisce liberando tutte queste citochine. In realtà c'è esattamente la stessa tempesta citochimica che c'è in qualunque altro paziente che arriva in rianimazione con insufficienza respiratoria. Le hanno provate di tutte. Il Remdesivir sembrava essere l'unico antivirale che funziona. In realtà funziona molto poco. Il cortisone funziona perché è un farmaco che inibisce contemporaneamente tutte queste cose che si liberano per l'attivazione del sistema immune, cioè c'è un'iperattivazione del sistema immune, c'è un eccesso di attivazione del sistema immune. E poi eparina, perché qualcuno di questi pazienti ha dei problemi di coagulazione. Noi pensiamo che cominci tutto dall'attivazione del complemento, che è un sistema di difesa del nostro organismo contro batteri e virus, che è alterato in certe malattie rare che noi studiamo da tanti anni, e poi il plasma dei guariti qualche volta fa guarire quelli che non riescono a guarire, ma su questo c'è molta discussione in letteratura. Proprio in questi giorni noi abbiamo pubblicato un lavoro che fa vedere come questi pazienti vanno curati molto presto. È bellissimo un lavoro che ho letto proprio stamattina, che è su Nature Medicine, mi pare, ce l'ho qua. E questo lavoro dice una cosa molto, molto bella. Nessuno si è occupato dei primi momenti della malattia, quando la malattia è ancora proprio nelle prime fasi, quando c'è solo un pochino di tosse, un pochino di raffreddore, la febbre, altre piccole cose. E allora noi abbiamo avuto l'idea di non aspettare il tampone, curare queste persone a casa come se avessero una qualsiasi infezione virale delle prime vie respiratorie, quindi con cose molto semplici. Nimesulide, per esempio, che le persone conoscono come Aulin, o aspirina, a seconda
qui ci vuole il medico, perché non tutti possono prendere questi farmaci senza avere effetti collaterali. Intanto il tampone si fa, ma non si aspetta, si comincia il trattamento subito. In qualunque malattia, se tu cominci a trattarlo all'inizio, hai dei risultati completamente diversi. Pensate all'infarto del miocardio, addirittura è una questione di ore. Questa è una cosa che è stata studiata negli anni 80 dall'Istituto Mario Negri. Se intervieni subito, si salvano milioni di pazienti in tutto il mondo. Se aspetti, quando è tardi, è tardi. Quindi noi incominciamo subito con queste piccole cose, andiamo a vedere il paziente o comunque lo sentiamo per telefono, perché possiamo avere anche dal telefono dei dati che ci aiutano. Intanto il tampone arriva, ma il paziente sta facendo un trattamento, e poi c'è una parte di esami di laboratorio che vengono fatti dopo 4-5 giorni. Sono degli esami molto semplici. Se ci dicono che l'infezione sta andando avanti, allora aggiungiamo cortisone ed eparina. Eventualmente l'ossigeno si può fare anche a casa senza metodi invasivi. E poi il paziente che guarisce può andare a casa dopo 10 giorni dall'inizio dei sintomi, e se si comincia presto a curarlo con antinfiammatori prima che questa cosa si trasformi in una risposta immune drammatica, noi vediamo che la maggior parte dei pazienti guarisce a casa. Qualcuno si può, naturalmente la cosa può peggiorare, e allora ha bisogno di ospedale. Però arriva in ospedale una persona che è già stata trattata a casa, quindi che non è così grave come i pazienti che rimangono lì, aspettano il tampone, aspettano il medico, aspettano l'ATS, nessuno mi dice cosa faccio. Tutto questo è nato proprio dai pazienti che ci chiamano e ci dicono: io sono qua, ho chiamato il mio medico, però non viene. Insomma, tutte queste trafile che conoscete benissimo. Ma un chiarimento, questo è già un protocollo adottato o è solo una proposta che utilizzate per adesso voi sperimentalmente? Questo è un protocollo che abbiamo pubblicato qualche tempo fa in un giornale che si chiama Clinical and Medical Investigation, che è un giornale che si pubblica a Londra, e questo protocollo l'abbiamo aggiornato proprio in questi giorni, e sarà pubblicato sullo stesso giornale questo aggiornamento ai primi di dicembre. Quindi è pubblicato questo protocollo, è a disposizione di chi vuole, perché non è una cosa che si basa su delle invenzioni, si basa su dei lavori importanti. Per esempio, un lavoro che non è ancora uscito è un lavoro su un giornale di anestesia che fa vedere che l'utilizzo dell'aspirina si associa addirittura nei pazienti gravi a meno necessità di ventilazione meccanica, meno bisogno di terapia intensiva e meno mortalità in ospedale. L'utilizzo di farmaci come l'Aulin, la nimesulide, è capace, che è un inibitore di un certo enzima che si chiama ciclossigenasi 2. Tutti gli altri inibitori della ciclossigenasi 2, come celecoxib per esempio, che molti conoscono, fanno la stessa cosa, cioè tutto quelle citochine che avete visto, quella specie di vortice di vento con tutti quei pallini che corrispondono a delle sostanze che mediano la risposta immune. Ecco, questo nimesulide, che è una cosa molto semplice, che Aulin la inibisce. E poi ci sono anche altre evidenze che supportano questo tipo di protocollo. Quindi non è un protocollo che si basa su delle idee nostre, ma è un protocollo che si basa sulla conoscenza della letteratura. Non abbiamo fatto ancora uno studio controllato, cioè non abbiamo randomizzato i pazienti a questo protocollo verso altre cose. Abbiamo intenzione di fare quello che in inglese si chiama Match Cohort Study, cioè quando saremo arrivati a 50 pazienti, 100 pazienti, adesso siamo a 50, li confronteremo con 100 che hanno le stesse caratteristiche e vengono da altri registri. Ci sono tanti registri in questo momento che quasi tutti i medici hanno per sapere come vanno i loro pazienti, non tutti i medici, ma insomma molti li hanno, e allora li confronteremo con altri registri, avremo i nostri 100 pazienti, 100
esattamente uguali, trattate allo stesso modo, e allora potremmo dire in una forma controllata se davvero questo protocollo funziona molto meglio di quello che si fa. Ma la cosa importante del mio messaggio è: non perdiamo neanche un giorno. Incominciamo a trattare questi pazienti all'esordio dei sintomi, perché quando il virus è andato nei polmoni, allora diventa tutto più complicato. Questo è un farmaco in cui noi crediamo molto, è un approccio in cui noi crediamo molto per i casi che si complicano, perché quando si complicano c'è un'attivazione di questo sistema del complemento che poi attiva globuli bianchi, attiva la coagulazione, e noi però abbiamo dei farmaci formidabili per inibire questo processo. C'è la questione degli asintomatici. All'inizio tutti dicevano gli asintomatici sono pericolosissimi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità non aveva le idee chiare, hanno seguito molti asintomatici e hanno detto noi non vediamo trasmissione secondaria, è molto rara. La realtà è che molti di questi asintomatici hanno un ricordo del Covid, non hanno visto questo virus ma ne hanno visti altri che gli assomigliano, per esempio quello del raffreddore, e allora hanno delle cellule nel loro organismo, si chiamano cellule T, che sono capaci di riconoscere questo virus, quindi hanno il virus addosso, sono asintomatici ma non si ammalano, e forse è così anche per i bambini. In realtà il nostro corpo è una formidabile macchina per ricordi, sa riconoscere tutto quello che ha visto in passato, e a ogni nuovo incontro la memoria si rafforza e si espande. Questo proprio grazie a queste cellule T che viaggiano instancabilmente nel nostro torrente circolatorio, ci difendono dagli invasori e nel nostro caso potrebbero anche ricordarsi di aver visto in passato qualcosa che assomigliava molto a SARS-CoV-2. E quindi è per quello che non è detto che tutti gli asintomatici si infettino. Qualcuno ha già un'immunità congenita o è protetto, per esempio i passeggeri di questa nave, la Diamond Princess, erano anziani e avrebbero potuto essersi contagiati tutti. Invece il 75% delle persone non si è infettata, nonostante lì ci fossero delle persone che sono morte e quindi la nave si è fermata, sono stati in quarantena, hanno avuto la possibilità di infettarsi, ma la maggior parte di loro si sono dimostrati resistenti al virus. Sugli asintomatici c'è questa frase che io trovo fantastica: a questo punto noi semplicemente non sappiamo come succede la trasmissione e qualche volta è semplicemente importante semplicemente dire che non lo sappiamo. È così vero questa cosa che può cambiare la cosa da un giorno all'altro che io ho visto ieri sera un lavoro pubblicato su Nature Communication, è un lavoro del 20 novembre, è stato fatto su tutti gli abitanti di Wuhan tra il 14 maggio e il 1 giugno. Loro la malattia l'hanno avuto molto prima di noi, quindi in questa fase erano in una fase in cui non c'era più la malattia o c'era molto meno. Hanno studiato 9 milioni di persone, non hanno trovato nuovi infetti su 9 milioni di persone, hanno trovato però 300 asintomatici e hanno trovato 1174 contatti di questi asintomatici. Nessuno di questi si sono infettati. Quindi, gli asintomatici trasmettono l'infezione o no? Dipende. Gli asintomatici di questo momento o della prima ondata certamente all'inizio trasmettevano l'infezione. Quando l'infezione si sta rallentando, quando la malattia rallenta e vanno a diminuire questi numeri, i morti si sa che diminuiscono dopo 15-20 giorni, allora questi asintomatici potrebbero essere come questi della Cina. Quindi, come vedete, è tutto complicato. Ha ragione chi dice che gli asintomatici diffondono l'infezione perché lo possono fare,
ha ragione chi dice che non la diffondono, perché lo possono non diffondere. E poi c'è un altro concetto, che gli asintomatici non sono tutti uguali. Se noi prendiamo 10 asintomatici, anche con una alta carica virale, il primo non trasmette l'infezione a nessuno, il secondo a nessuno, il terzo a nessuno, il decimo, per esempio, trasmette l'infezione a 20 o 30 persone. E questi sono i cosiddetti super diffusori, che sono persone che hanno due caratteristiche: o una grandissima carica virale, anzi hanno sempre un'altissima carica virale, ma probabilmente hanno anche una conformazione del naso e della bocca fatta in modo da rendere più facile, quando tossiscono, starnutiscono, parlano ad alta voce o cantano, di trasmettere l'infezione. E a volte si dice: gli scienziati, i medici non sanno, quindi allora non hanno fatto niente. In realtà c'è forse il più grande sforzo mondiale di ricerca medica e scientifica, che quindi porterà, insomma. Volevo capire le direzioni per cui, detto in termini un po' volgari, ne verremo fuori. Sono più quelle del vaccino, quelle dei farmaci, quelle della prevenzione? Quali sono i canali principali? Dobbiamo essere tutti insieme contemporaneamente attenti? Sono tutte queste cose insieme. Non c'è una cosa sola. Il vaccino, per esempio, non arriverà per tutti. Il vaccino non sarà mai efficace al 100%, non sarà mai sicuro al 100% e non raggiungerà al 100% delle persone, vuol dire 7 miliardi di persone, in tempi ragionevoli, perché ci sono dei problemi organizzativi che saranno difficili da superare. Quindi il vaccino farà qualcosa, l'immunità di chi è già stato a contatto col virus farà qualcosa, il mantenere fino a quando il virus non sarà proprio scomparso dal pianeta, oppure non si sarà trasformato in un raffreddore comune, il che avverrà probabilmente intorno al 2024, attenzioni ne dovremo avere. La cosa fondamentale è la distanza, e poi la mascherina, e poi lavarsi le mani. Sono cose semplici, ma per un po' dovremo continuare a farlo. Ne verremo fuori con queste cose tutte insieme, o forse anche perché le epidemie a un certo punto si risolvono da sole. Non si sa perché, ma è così. C'è una domanda che forse avremmo fatto milioni di volte, quindi forse non c'è risposta, ma come mai continuiamo a doverci confrontare con atteggiamenti, diciamo, antiscientifici, superstiziosi, i vari negazionisti, eccetera? Come mai questi hanno ancora il potere di convincere persone e quindi di mettere a repentaglio anche il lavoro enorme che fanno centinaia di migliaia, forse di milioni di ricercatori in tutto il mondo? Non bisogna studiare per essere negazionisti. Per dire che il vaccino non funziona non bisogna studiare. Per dire come funziona, quando funziona, in che condizioni, che differenze ci sono tra i vaccini, bisogna fare un grande sforzo di conoscenze, ed è importante che le conoscenze vengano portate, come stiamo facendo in questo momento, a tutti. Poi non abbiamo una grande cultura scientifica in generale nelle nostre scuole, quindi questo favorisce. E poi le scuole anglosassoni, la cultura scientifica è molto più forte che della nostra. Noi siamo più forti in altri settori, che sono altrettanto importanti, però nella scienza abbiamo ancora molta, molta strada da fare. E poi perché ci sono le persone che, quando abbracciano un'idea, proprio dal punto di vista della conformazione del loro pensiero, non hanno voglia di cambiarla, perché cambiarla vuol dire perdere, per esempio, gli amici, che sono amici in quanto sono Novax, per esempio, o sono amici in quanto sono contro la sperimentazione animale. Quindi mettersi in una posizione critica è un grande sforzo, anche di relazioni sociali, e quindi ci sono tutte queste ragioni, secondo me, che giustificano la presenza di queste persone. Sì, sì, infatti il nostro sforzo anche come biblioteca, come insomma società civile, è quella di aumentare una conoscenza scientifica di base, perché è ovvio che qualcuno si deve specializzare, ma tutti i cittadini devono avere una consapevolezza comune e quindi saper ascoltare, diciamo, le voci giuste. La previsione del 2024, quindi ci sono già previsioni sui tempi di evoluzione di questa pandemia? Beh, questo è quello,
Questo è quello che hanno calcolato degli epidemiologi molto bravi negli Stati Uniti, che hanno osservato tantissime epidemie e hanno suggerito che la cosa potrebbe finire del tutto nel 2024, nel senso che il virus si trasforma in uno dei tanti coronavirus del raffreddore. Però è una previsione che ha dei limiti, non è una cosa assolutamente sicura, è una cosa verosimile. La pandemia potrebbe anche finire prima per conto suo, perché molte volte la SARS a un certo punto è scomparsa e non abbiamo mai saputo perché. Sì, un ultimo chiarimento, se è ancora un attimo di tempo, è capire un po' meglio come funziona, perché non è chiaro a tutti, la sperimentazione sui farmaci, in tempi normali, in tempi di emergenza, se ci sono differenze. Guardi, parliamo della sperimentazione sui virus, sui vaccini, perché è quella che interessa di più in questo momento. In tempi normali funziona per mettere a punto un sistema che serve a suscitare una reazione immune nell'organismo vaccinato, che serve a uccidere il virus, e si comincia dal laboratorio, quindi dalle conoscenze che ci sono in laboratorio sul tipo di sostanza che devi utilizzare per suscitare una risposta immune, se puoi usare dei pezzetti di RNA che fanno formare una proteina, se puoi trasformare e portare dentro la proteina nelle cellule con altri virus, se puoi usare la proteina così com'è, eccetera. Poi si passa agli animali, poi si studia la fase 1, quindi si comincia nell'uomo per la prima volta con un piccolo numero di persone per essere sicuro di vedere quello che si è visto negli animali prima, dove si serve, gli animali servono per selezionare quello che funziona di più. Se ti muoiono 10 ratti, quello lì lo abbandoni e vai avanti, passi a un altro. E poi la fase 2, che vuol dire molte più persone, che serve soprattutto per la sicurezza. E poi la fase 3, che vuol dire 30-40 mila persone, per vedere se è efficace. Efficace vuol dire se suscita una reazione immune, e poi anche se chi è vaccinato non si ammala. Quello è quello che si sta facendo. Tutte queste fasi sono state fatte molto più in fretta, non perché siano state fatte male, ma perché sono stati messi in campo abbastanza soldi per poter fare le cose bene in meno tempo. Se voi avete i soldi per pagare 200 scienziati è un conto, se avete i soldi per pagare 2000 è un altro, e naturalmente i tempi sono diversi. Quello su cui io vorrei rassicurare tutti è che quando il vaccino sarà approvato dalle autorità regolatorie, che sono l'FDA negli Stati Uniti, l'EMA in Europa e l'AIFA in Italia e tutte le varie agenzie che corrispondono all'AIFA in tutti i paesi dell'Europa e del mondo, quel vaccino lì sarà assolutamente sicuro. Perché passare attraverso tutte queste analisi di tutti i dati disponibili è molto 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 difficile per i farmaci, per i vaccini, per qualunque cosa. Perfetto. Grazie mille, grazie davvero. Grazie a voi. E Brugherio ti aspetta quando ci si potrà vedere di persona. Molto volentieri. Te l'hai promesso. E grazie ancora.